Max, con cosa partiamo? Allora, io ho già montato un Seba Skiller 85 che mi permette di sondare tanta acqua, battere subito sullo scalino ed essere subito in pesca. Inoltre mi va a imitare il foraggio che si trova e di cui le spigole sono ghiotte. Quindi direi andiamo in pesca. Ok, non... Figo! Oh, c'è uno dietro, c'è uno dietro, lancia, 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 lancia. Dark. Boom baby! Grande Max. Nuova Dark da Bait Casting, prima spigola per lei, disponibile nei migliori negozi. Bello! Guarda, vediamo se riusciamo a fare la doppietta di Cavedani. Dai, dai! No, niente. Eccolo qua. Canna veramente bellissima, sto pescando con la mezz'oncia da spinning delle nuove Boia. Dark. Ho preso, come si chiama, un cavedanosauro. 2 kg di pesce. Non è il target della pescata di oggi, però... Presa, bella! Bella! Seba Skiller 85, Dark Bait Casting. E andiamo! Oh, un pesantino. Bello! Bello! Oh. Bello! Mangiato qua sotto la barca! Stavo cercando, mi stava togliendo letteralmente la canna dalle mani. Boom, baby! Grande, Max! Vai! Bene, possiamo andare a casa, arrivederci. Io ho detto, faccio il mio pranzino da 3 kg. No, questo è un 2 kg, e 2. Secondo me... Guarda, c'è la bilancia. Max, ora stai dietro. Vuoi farle tutte te? Beh, non sarebbe brutto, però vabbè, dai. Dimmi visto, se... hai cambiato colore ed è arrivata. Eccola qua. Come si sa? No, è sempre piccola. Tanto ce n'ho dietro. Non ho capito niente. La vedo. Io. Eccola. Presa male. Però è sempre una spigola questa. Dai. Presa! Bello! Bello! A crank questa volta, ragazzi! Sempre con la Dark da mezz'oncia. Eccolo qua! Avete mai visto fare una spigola a crank? Beh, adesso sì! Due belle spigolotte. Abbiamo portato in pesca le nuove Dark, che sono le nuove arrivate in Seika, canne sviluppate per la pesca ai predatori. Si dividono in Dark SP da spinning e Dark BC da casting. Visto la varietà degli spot che abbiamo sul fiume, abbiamo scelto di portare anche le canne da casting, che ci aiutano molto a lanciare sotto la struttura e essere molto più precisi. Dal più grande Rebellion 130, abbiamo addirittura preso a crank col Seba Skiller Fat, il Seba Skiller 65, però sicuramente quello più efficace è stato il Seba Skiller 85. Esca che non ha bisogno di presentazioni e che grazie al suo sistema di magnete che ci permette di tenere l'ancoretta ferma, ci permette di fare lanci molto precisi e efficaci. Vai, vai. Ah no, non capito. Però delle spigolone. Porca miseria. Blackwater 2.0. Sembrava uno spigolone invece. È caduto vittima dello Zaris questo cavedanone.